Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio Di Casa Suppli Ma non siamo ragazzi In Casa Suppli Eh no Siamo con Salim E la nostra Cami Che in questo momento è felice ma come potete vedere non sta tranquilla ragazzi infatti fino a pochi secondi fa um, ha avuto bisogno di farsi una doccia fredda perché stava proprio col plumbob girato comunque intanto vi mostro l'appartamento in cui si sono trasferiti perché ovviamente ragazzi uh, cosa è successo? Kami ha contattato Salim ragazzi a dir poco in lacrime perché vi ricordo che nello scorso episodio a, si è confrontata con Edo finalmente e non è andata affatto bene Edo l'ha cacciata via ha detto che non vuole più saperne nulla di lei che la loro amicizia per lui è finita perché comunque ragazzi è rimasto estremamente deluso da Camilla dal fatto che non l'abbia non gli abbia raccontato tutta la verità dal fatto appunto che lei sapesse ma l'abbia tenuto all'oscuro e, e quindi um, hanno preso entrambi le loro, le loro cose. Insomma, eh, lei aveva già, come abbiamo detto, la roba in deposito, mentre lui comunque viveva nell'appartamento accanto. Quindi eh, lui è tornato di corsa, ragazzi. Immaginiamo sia passato comunque un po' di tempo. Magari Kami è tornata a Granite Fall per qualche giorno, eccetera, eccetera. Insomma, fatto sta, ragazzi, che ora sono venuti a vivere qui, e in questo appartamentino, ragazzi, adorabilissimo, che io ho scaricato dalla galleria. E che ora se ce l'ho qui da qualche parte ma temo di no, ragazzi, perché avevo preso. No, eccolo qua. Di HRU, e o Hkaru, non so. Vabbè, fatto sta che siamo al colpepper, eh, l'avete capito? Il 18 è veramente tanto, ma tanto carino. Io ho modificato soltanto um, la camera perché era singola. E invece l'ho trasformata in una camera da letto, quindi si entra qui eh, c'è un piccolo disimpegno. Qui la scrivania, ovviamente, perché eh, ma assolutamente bisogno di una scrivania. Qui, come potete vedere, il salone, così diciamo, ecco: salottino. Qui il bagno che abbiamo appena visto con dove c'è la nostra cami, di qua bella entrata proprio un. Um, un armadio molto spazioso Di qua si va in cucina ragazzi Che è la stanza in assoluto Che preferisco E veramente mi piace tantissimo E qui c'è un piccolo tavolino Quindi ragazzi l'appartamento E qui vabbè la camera da letto Che vi dicevo prima era per uno C'era un letto singolo E io ho trasformato in matrimoniale È veramente tanto tanto carino Però ragazzi in pratica Camino non riesce a darsi pace Vedete sono le sette e mezza del mattino E lei già sta in piedi e non riesce proprio a dormire. Sta qui ragazzi, pensa, ripensa. Eh, vorrebbe tanto che le cose... Poter tornare indietro ragazzi, poter eh, rimandare indietro l'orologio, il tempo, e fare la scelta giusta. Perché comunque, in cuor suo ragazzi, Kami sa che ha torto. Eh, però non si aspettava, cioè nel senso Edo è sempre stato... Un ragazzo molto buono, molto paziente, ehm, veramente immaginiamo l'abbia aiutata tantissime volte anche in passato in molte occasioni. Eh, e non si aspettava appunto che uno buono, bravo, gentile, carino, quello, tutto quello che vi pare come lui potesse reagire in quel modo, Salim caro. Eh, vuoi uscire dall'etargo? Bene? Mi fa tanto piacere e quindi. Salim si, si alza ragazzi e vede ovviamente che Kami non c'è. E quindi viene qui. La trova già ragazzi sveglia, vestita, insomma... No? E magari si lamenterà del freddo, del tipo le dirà ma Kami ehm, non pensi insomma, di essere vestita in modo un po' troppo leggero? Buongiorno ma sei già in piedi, insomma... Non senti quanto fa freddo, sei sicura? Non vorrei ti ammalassi. Dici che potrebbe potrei prendermi un balanno? Eh, tesoro, non lo so. Stai in mezzo Maniche d'inverno, tra un po'. Ehm. Cammi, cosa c'è? Veramente, parlami. Ti vedo insomma, sembri ripresa, ecco. E lei è. Ho dei tamburi nel cervello, dei, dei pensieri che sono lì a tamburellarmi nella mente. E lui e io che speravo avesse preparato la colazione. Eh no, tesoro, niente colazione perché Tamino la preparava quando era felice, figurati adesso. E, e lui quindi, ragazzi, secondo me, cercherà un attimino di parlare con lei, ovviamente. Ecco, chiediti un altro sim. E proverà a chiedere di Edoardo. Oh, yeah. Mi dispiace, non ho nemmeno svuotato il bidone dell'immondizia, oggi pensavo di restare a casa, insomma, magari dipingere un po', ascoltare della musica, capisci? Ho bisogno di riprendermi ancora, so che la vita non è un videogioco ho delle responsabilità, lo hai sentito? Sei riuscito a sentire Edoardo? Edo mi piace piuttosto in gamba, eh, eh, immaginiamo che lei dica, eh, purtroppo no. Non penso che lo sentirò più ormai. E dire che è un ragazzo così in gamba, non capisco perché non abbia capito il mio punto di vista. E lui, ragazzi, ehm, Salim è l'unico, almeno al momento, che riesce a far ragionare un minimo Kami. L'ha convinta a tornare indietro, l'ha convinta ad affrontare la situazione e a non fuggire più. Quindi diciamo che è un santo uomo, un santo sim, si santo subito praticamente. E eh, potete vedere insomma che le fa Kami. Um, tu hai capito che quello che hai fatto è veramente grave, vero? Cioè, hai appena detto che la vita non è un gioco, ma in un certo qual modo hai un po' giocato con la vita di Edo. Ma io gli avrei offerto del Sanno cibo spazzatura, ne avremmo parlato e avremmo fatto pace. Magari avrei preparato dei muffin. E lui la guarda come per dirà: ah, Sì, a lui sì, e a me colazione invece niente. Eh, lo so, tesoro. Non, non fare così. Ora lo dice, ma tanto non l'avrebbe fatto neanche, predo. Ehm. Um... Lo so, ma vedi, se vuoi che torni a brillare il sole nelle vostre vite, nella vostra, insomma, amicizia, non devi essere un disco rotto, o come si dice dalle mie parti, decoccio. Cioè, nel senso, devi capire che hai sbagliato, capisci? Oh, cuore mio, tu sì che mi capisci. Eh sì, ma tu stai capendo quello che ti dico io? Eh, perché quello è il problema. Vedi, non puoi risolvere tutto con del cibo spazzatura, Kami. Capisci? Ti ha cacciata via di casa, hai dovuto traslocare. Ti rendi conto? Neanche fossi, che ne so, un pipistrello, eh? Che voleva entrare in una casa delle bambole per distruggerla? Cammi, ma che c'è? Eh? Voleva chiamare la polizia per buttarmi fuori? E se mi fossi rifiutata, eh, Cosa avrebbe fatto? Ora perché sono una ragazza ragionevole. E quindi ho accettato di andarmene via E lui, beh, diciamo che si sono organizzati con l'auto Hanno imbagagliato tutta la... Hanno portato via tutta la tua roba Imballato tutto E se ne sono andati Sarebbe un'ottima trama per un libro Ora che ci penso Però vedi il lato positivo Ora possiamo condividere il letto e... Come dire? Vivere la nostra vita La nostra storia d'amore insomma, non penso però, caro mh, La Consoli, sto fatto... Vedi, noi non dobbiamo più perdere tempo Non dobbiamo più stare lì a cercare di prendere le mosche Bene, sì, conviviamo Ma per, cerca per favore di farla nel water Ma Kami, ti prego non... Lui, vedi, si fa una risata Sì, sei sempre così spiritosa Veramente Potremmo organizzare una festa Certo, Kami, no Non è questo quello che sta cercando di farti capire Sta cercando di farti riflettere sulle cavolate che hai fatto Quindi ti prego, ascolta Salim Kami, che Salim è un santo uomo Insomma Vedi, io non capisco Perché ce l'abbia tanto con me Io ho fatto tutto a fin di bene Capisci, lo so che sono un discorotto e che non parlo di altro Perché sì ragazzi, effettivamente Kami non parla di altro Cioè, lei non riesce, immaginiamo che sia passato un po' di tempo Da quando Edo l'ha cacciata via Perché hanno comunque, si sono potuti sistemare Hanno potuto, no? ehm, Trovare un nuovo appartamento, eccetera anche perché, voglio dire, Camilo ha chiamato proprio in lacrime Salim, ragazzi, dopo che Edo l'ha cacciata via, è tornata a Granite Falls, e ovviamente lui, santo uomo appunto, santo subito, ha capito che non era proprio il caso di tornare a vivere nell'appartamento in cui si trovava prima. E quindi, ehm, la nostra non si dà pace, sono giorni comunque che... Ehm, non, non, non è serena, ragazzi, non... Qualcosa le frulla in testa e quando a Cami frulla qualcosa in testa sappiamo bene che sono dolori. Cami, non ci vuole una scienza per capire che insomma hai fatto un casino della matresca. Sì, vabbè, io avrò anche combinato un casotto, però non può tornare a splendere il sole nelle nostre vite? Edo non potrebbe ascoltare quello che ho da dire? Eh? Lui, cioè, è soltanto la sua musica che io sento, ma lui non vuole sentire le mie campane però? Eh sì, certo tesoro, a festa le campane. Lo vedi? Eh, il fatto è che hai perso troppo tempo a cercare di prendere le mosche, capisci? Insomma, ci hai dormito un po' troppo su. E insomma, ecco, non ci vuole una scienza per capire che Edo in questo momento è deluso, arrabbiato, ferito. Ecco il comitato di benvenuto. Ora, chi però è che è il comitato di benvenuto? Ma chi è? Chi è lei? Scusi, salve. Uh, qua abbiamo dei problemi seri. Jasmine. Oh, che bello. Allora, in un'altra serie, eh, cara Jasmine, Der, non saresti la benvenuta. Ma qui, volendo, pure pure. Ecco, no, noi lo annulliamo, ragazzi, perché direi che non è il caso. Jasmine Der ci oderà, ma peggio per, peggio per lei, sì. Ci ha dato il benvenuto, grazie. Come farei senza di te? Sei così prezioso, cuore mio. Sarà per la prossima volta, siccome sì no. E a quel punto lui, ragazzi, vedi, neanche in un libro accadono le cose che sono accadute a Edo o comunque nella vostra vita. Capisci che non può tornare a splendere il sole subito? Eh, lo so, io veramente mi sento come un sacco dell'immondizia per quello che gli ho fatto. Però capisci che se solo lui mi avesse ascoltata, forse le cose sarebbero andate diversamente. Eh, lui, vabbè, eh, senti, Kami, vieni qui, dai, ci sono io che ti. Che ti sostengo, che ti ascolto Puoi sempre contare su di me Ora ragazzi Salim è veramente un ragazzo eccezionale no? Però diciamocelo Da una parte il fatto che Sia successo tutto sto casotto Con Edo a lui fa un po' comodo Perché Kami era un po' restia no? Dopo la batosta che aveva preso con Sergio mm -hmm. mh, Insomma ad andare a convivere E invece diciamo che Questa ragazza è stata una sorta di convivenza forzata quindi va bene, allora io vado a preparare la colazione a questo punto. E lei, ma no, tu vai in bagno, preparati, fatti una doccia. Insomma, ci penso io. Eh, e lui canta sotto la doccia perché è obiettivamente felice. Cara, lui è felice, vediamo di non rovinargli la felicità. Quindi per favore, ecco, servi il brunch. Um, macedonia, dai, perché io la vedo tipo da Macedonia, ragazzi. Già è tanto se riesce ad affettare qualcosa a livello di frutta, se non si affetta un dito è un miracolo, quindi figuriamoci. Eh, ragazzi, Kami in questo momento è. è un po' con la testa per aria: nel senso che ripeto, lei ha qualcosa, ecco, vedete? Eh, è sbadata, non riesce neanche ad affettare la frutta, non è che ci fosse da immaginarselo. Pure questa, se stava serena, non ci riusciva, però, dettagli. E quindi um, Salim che si accorge ragazzi, comunque si è accorto no? Perché come dicevo è un, è un santo sim Viene qui e ha qualcosa da dirle perché Mamma mia Tesoro non fare schifezze. Eccolo lì, Clara hai bisogno di una mano? Ma no non vedi come sono sciolta? Ho già praticamente finito, davvero sei sciolta? Penso quando non sei sciolta, eh allora, quelli sono problemi effettivamente E quindi... Guarda un po' cosa ho preparato mentre la brodaglia, ragazzi, non so che cappero era. E a questo punto facciamo così. Ah, salve Kira. come va tutto bene? E prendi una porzione insieme, forza, prendete una porzioncina. Ce la faranno i nostri eroi a sedersi, a scambiare quattro chiacchiere in armonia? Chi lo sa, ragazzi, lo scopriremo soltanto giocando. Allora dunque... Salim che vede la sua adorata, insomma, triste da giorni, anche se non sembra, ecco, um, secondo me lui ha in mente qualcosina, quindi le chiederà prima di tutto della sua giornata, del tipo mai, degli impegni oggi tesoro? Perché avrei un'idea, infatti le descriverà una nuova idea. Vedi, um, per caso devi parlare con qualcuno, non so, per il tuo lavoro, perché vedi, ho un'idea fantastica. E lei... Davvero? Fantastica? E lui, sì, davvero un'idea fantastica. E lei, beh, di cosa si tratta? Eh? Vuoi portarmi fuori con l'auto per un viaggio? Questo è appena tornato da Granite Falls, tesoro mio. Cioè... No, ehm, cioè in realtà lui sta pensando sarebbe fantastico se lavassi i piatti ogni tanto. Eh, lo so, eh, Salim, caro Edo, conviverà pure con questo, te la sei voluta tanto prendere, Camilla. Ora te la tieni. E, e magari, ragazzi, ecco, dicevo, dopo averle descritto questa idea, cioè nel senso averle detto, guarda, io ho un'idea proprio, guarda, fantastica, ti piacerà tantissimo. Eh, e lei ovviamente dice: Beh, qual è questa idea? E lui parlerà dei sogni. Io non mi starai rifilando una bidonata, vero? Eh? È una grande idea? È un modo per vincere molti soldi? Sì, eh, guarda, eh, al pari di trovare il mostro di Loch Ness, No, tesoro mio, ehm, è che stasera volevo portarti a cena in un ristorantino. Eh? Prendiamo l'auto e andiamo in un ristorantino. Quale auto non si sa. E andiamo in un ristorantino. Eh? Molto carino, guarda. Sembra. È bello come un castello medievale, capito? Eh? E secondo me, ti dico la verità, ci sono pure dei fantasmi, insomma sembra una sorta di casa delle bambole, sai, sì, ma in quale locale devi andare? Boh, vabbè. E, e lei dice, ma faranno della buona verdura, perché sai che io ci tengo a mantenermi in forma lui. È stato o non è stata un'idea fantastica, eh? E lei, ma ehm, ci vuoi andare, Cami, quindi, eh? Oggi è una bella giornata, no? Quindi, perché non cerchiamo di andare in questo bel posticino, si ascolterà della buona musica. Eh, e lei fa. Veramente è un posto antico, tipo all'epoca della guerra. Ah, mi te prego, non mi dire esteresie perché non è proprio il caso. Comunque, sì, sono felicissima che vuoi portarmi a cena fuori. Ah, non, devo per non devo passare il mio tempo a ossessionarmi. Non devo stare qui a prendere mosche, giusto? Quindi devo darmi da fare? Perché no? Magari farò una ricerca su questo ristorante e eh? leggerò qualche recensione. Ma non vedi? Eh? Come siamo perfettamente organizzati? Vivere insieme? Sarà bellissimo, tesoro mio. Oh, ma certo. E poi tu con questo sorriso mi illumini le giornate. Sì. Però vedete, ragazzi, Kami, secondo me, è come se cercasse. Non è che non è felice con Salim, ragazzi, però. Ripeto, c'è qualcosa che la tormenta, ed è come se cercasse praticamente di sforzarsi di essere felice, quasi, ma non per Salim, ragazzi, proprio perché non, non sta serena, notate poi che Salim ha i computer ovunque, ragazzi, vabbè, dettagli, non è serena, ragazzi, non è serena, Salim, dove poi vero stai andando a lavare i piatti in bagno, bene, mi fa tanto piacere per te, ehm, e c'è qualcosa, ragazzi, qualcosa che la opprime, qualcosa che non... La situazione con Edo non... cioè va bene, lei sa che Edo non vuole più vederla, che non vuole più avere niente a che fare con lei, però lei sente, ragazzi, in cuor suo che deve fare qualcosa. Eh, non capisce che ha già fatto abbastanza, perché ha fatto più casini lei, ragazzi, non lo so. Però sente che deve fare qualcosa. Eh sì, eh, quello è il problema. Quando Kami si mette in testa una cosa, ragazzi, sappiamo tutti come va a finire. Quindi sta per chiamare qualcuno, ragazzi, per capire un po' come vanno le cose. E chi andrà a chiamare secondo voi? Guardate l'amicizia con Edoardo, ragazzi. La barra era piena prima della loro lite. Chiamerà Elide. Elide, so che non vuoi sentirmi perché secondo me, ragazzi, ha messo la segreteria, cioè ha fatto, praticamente il, il numero di cami in questo momento è, è, è tipo bloccato, ora mi sono sistemata, dormo da un'altra parte, ma volevo sapere come stava Ricky, come sta Edo, insomma, ti prego, dammi qualche informazione, contattami appena puoi, va bene? Io proverò a richiamarti fra qualche giorno. Si, parla praticamente da sola, ragazzi, perché sta parlando con la segreteria. Ti ringrazio. E puoi anche mandarmi un messaggino, eh? Capito? Io sono sempre disponibile a qualunque ora, il mio telefono è sempre acceso. Eh, lo so, tesoro. Mm, sì, e magari, secondo me, ragazzi, proverà ad inviare un sms felice. Diciamo, per cercare di come dire, no? Porsi in modo amichevole più che altro, ecco, mettiamola così, all'unico che perlomeno lei immagina potrebbe stare dalla sua parte, ovvero Emiliano. Del tipo ho contattato Elide, sto cercando di contattare Elide, parte sempre la segreteria, sai dirmi come mai state tutti bene, so che ce l'avete con me, immaginiamo stia dicendo lei. Ma sì, è una splendida giornata, no. Immaginiamo che lui dica, guarda, è un momento difficile, devi dargli tempo di calmarsi. Sono sicuro però che tornerà sui suoi passi. Cioè, mio fratello, magari quando si incavola non... Come dire, non... non sente ragioni, però non è cattivo. Ecco, immaginiamo che abbia risposto così. E ragazzi, Salim, che, uh, caro, ma tu al lavoro fra 21 ore, ok, perfetto, devi leggere dei libri. Quindi tu invece cammi come stiamo messi con il lavoro, perché cami, ragazzi che ve lo dico a fare, proprio mh, voglia di lavorare saltami addosso, ma non perché um, non abbia voglia di fare ragazzi, perché proprio sta giù, sta proprio giù ragazzi, quindi sta qui, si siede qui e fondamentalmente è così che passa il suo tempo, mentre il caro Salim ragazzi in un certo qual modo diciamo che Cerca di andare avanti. Comunque cerca ecco di, ehm, di lavorare. Di dare un senso a questa storia. Anche se questa storia un senso non ce l'ha per farvela breve, ecco, eh, però la vede così, ragazzi. Lui vorrebbe, no, ma quando la vede così, insomma, mi, mi si deprime anche Salim, ragazzi. Fondamentalmente, è quello il dramma. Perché la vede qui buttata sul divano. No, che non. Che non, non fa niente, cioè non è la solita Camilla, ragazzi. Lei si sì, è col sorriso, si è stampata un sorriso in faccia fondamentalmente. E quindi fa così fondamentalmente, ragazzi, immaginate. E lui condivide un'idea. Dice: Senti, hai presente quel posto che, parla, di cui parlavamo poco fa? Quel ristorantino che mi chiedevi sarà così antico da essere stato costruito ai tempi della guerra. Ti prego, Salim, te ce mette pure te perché, cioè, guarda che la cosa è drammatica, eh. Beh, ti dirò che ho in mente una bella sorpresa per te. Uh, uhuh, mi porterei poi dopo a mangiare dei muffin? Dai, Salim, dimmelo, qual è la sorpresa? Qual è la sorpresa? Sì, ragazzi, lei è infantile proprio ehm, allo stato puro. Non lo fa con cattiveria. Che camion, io me la sono sempre immaginata. Un po' tipo una sempliciotta, un po' no? Facciamo così: se tu dipingi un pochino, eh. Non ti dirò esattamente quale sarà la sorpresa, ma ti prometterò che ne varrà la pena. Dici così perché devi lavorare, vero? E vuoi che mi tenga impegnata? Va bene, per la cenetta di questa sera lo farò. Oh, tu sì, che sei la mia ragazza, eh, meno male. Vieni qui, Ami, e dipingi un pochino, fai un dipinto classico, medio, mentre Salim, secondo me, si mette qui, ragazzi, e quantomeno, visto che hai ispirato... Eh, Proverà almeno a scrivere un libro di genere mh, di fantascienza raccontando la storia fondamentalmente di Camilla perché eh, ragazzi effettivamente è da fantascienza un po' no? Quindi mentre i nostri stanno qui che si dedicano chi ha un hobby e chi invece cerca di lavorare ecco gli alieni non portano gli occhiali da sole e eh beh voglio dire beati loro perché evidentemente vanno d'accordo con gli Sai, no? Ehm... Lui intitola il libro che dramma questi suppli. Ecco, è un libro di fantascienza, perché come minimo ragazzi la storia mh, della famiglia supplì per il momento è veramente da fantascienza. E quindi ragazzi aspetterà ancora qualche ora per poi portare i cani a cena fuori. Ma quale sarà la sorpresa che avrà in mente Salim per la nostra caracami per cercare di tirarle un po' su di morale, ragazzi. Lo scopriremo tra poco. E quindi ragazzi, Salim l'ha portata veramente in un posto che dire ragazzi che è meraviglioso è dir poco. Ora ve lo mostro e cercherà di parlare ancora con Camilla, ragazzi. Vedete, deve fare due conversazioni profonde, quindi cercherà. Vedi, Kami, non ci vuole una scienza per capire il motivo per cui ti ho portata in questo posto meraviglioso. Um, ma certo che ho capito, davvero. Vedi, ora condividiamo anche il cassettone, quindi devo calare la maschera con te, Kami. Ti ho portata qui per un motivo preciso e spero che tu sarai felice di quello che ho in mente, insomma, signore resta dietro la fratta, la prego, ma certo tesoro che ho capito perché mi hai portata qui, Sa sai che amo il cibo spazzatura, giusto, quindi mi hai portata qui per questo, no, ehm, rimaniamo sul punto del cassettone, dicevo condividiamo il cassettone, <ride> quindi non potevo certo portarti a mangiare del semplice tramezzino al formaggio grigliato, Ok, ho capito, stai per dirmi che hai preso una promozione al lavoro, vero? E lui... <ride> no, non proprio, vedi. Um, ecco, diciamo che ho provato a fare una ricerca con lo smartphone per capire il modo migliore per dirtelo. E lei, addirittura ci è voluta una ricerca con lo smartphone, allora è una cosa importante. Kami, vedi, sì, è veramente importante quello... Che devo dirti? Eh, lei, beh, sei uno scrittore e ti mancano le parole su, sai che puoi dire tutto. Eh sì, eh, puoi dirmi tutto, insomma. Eh, insomma, c'è della bellissima musica, ma dove? Eh, sì, beh, sai, anche quando scrivi molti libri non sempre riesci. Ma se ne vuole andare lei, scusi, perché sta qui a fissare il tavolo? Ma che vuole una stalker? Se ne vada, no? Notare Kami, poi, ragazzi, quant'è, tutta figa, in Gingeri, voglio dire, bellissima. E anche Salim, ragazzi, è un gran bel pezzo di Salim, devo dire la verità. Ehm, e quindi sì, ma ora... Beh, dai, io ti posso garantire che non è per così difficile trovare le parole. Sai, io con i miei follower devo trovarle continuamente, insomma. Quindi... E lui cercherà, ragazzi, un po', no, di riportare l'argomento ecco discuti dei sapori del cibo anche se ora non piove eh, non vuol dire che non potrai insomma trovare le parole caramba che c'entra il tempo con le parole beh è giusto di sale vero spero che insomma ti piaccia il piatto che hai ordinato la tizia è ancora qua ragazzi Butta sempre un occhio su Salim, ci ho fatto caso, senta, è stata amore al primo, cioè così, colpo di fulmine, se ne vada, la prego, che questa è una seratina importante per il caro Salim, quindi vai, vada via, se ne vada. E, e lei dirà, beh, certo, um, discuti di nuovo dei sapori del cibo, caro, quindi ti piace questo posto, insomma, ho sentito dire, ho letto molte recensioni e so che che la cucina è perfetta anche a livello insomma di spezie, di sapori, lo chef è molto attento a equilibrare eh, insomma tutto, quindi sai sono veramente felice di averti portato qui insomma per me merita una recensione più che positiva a questo posto e lei ma sì sai visto che ci sono eh, ragazzi come al solito ehm, potrei annunciare la mia apparizione qui, questo farà molta pubblicità al locale non credi? ecco eh, sì, bevici su e lui beh, certo, ma adesso vedi Cami, io vorrei come dire parlarti molto seriamente, insomma, c'è qualcosa che sto cercando di dirti. E lei beh, dimmi. Ma mangiati si fredda la bistecca, Cami, ti prego, non rovinare tutto. Mm. Tu sei la mia rosa e quindi non potevo non portarti in questo posto, circondato dal verde, ragazzi, è una cosa straordinaria. Io Ve lo mostro molto rapidamente, guardate che spettacolo, è veramente ma veramente bello, qui c'è un piccolo bagnetto, eh, la cucina è qui ragazzi, splendido, ragazzi è semplicemente perfetto, non, non ho nulla da, da dire, lo adoro, l'ho visto e me ne sono innamorata e per correttezza ragazzi sapete che io ci tengo quando posso perché magari certe volte prendo scarico e chissà. Cioè, non mi ricordo però questo qua ragazzi è il The Green House Restaurant di Tazza Trills mm, vabbè e come avete potuto vedere è una meraviglia cioè uno spettacolo proprio ma torniamo dai nostri dove, dove siete ragazzi mm, ecco qua vedi tu lo sai Kami sei bella come una rosa e lei oh, non fare così mi metti in imbarazzo certo come no non ti piacciono vero i complimenti e lui ragazzi sta cercando appunto di dirle qualcosa E se Kami sta zitta forse ce la facciamo anche e, Vedi Kami Aspetta che ti faccio questa cosa per i follower Ma ti prego tesoro non è il momento di preoccuparsi dei tuoi iscritti cacchio Eh, Ammazzo 80.000 con una botta complimenti e, mh, Vedi tu sai che io sono un bravo ragazzo, no? Ma certo, sei così ordinato, non lasci mai bucce di banana in giro, ma veramente quello non lo fa nessuno, tesoro. No? Non so in che cappero di porcele vivevi prima, però. Inoltre, tieni sempre il bagno molto pulito e questa è una cosa che apprezzo molto, capisci? Ehm, insomma, sì, fa la raccolta differenziata. E poi so che non saresti mai una palla al piede come fidanzato, ma questo sì che è un complimento. Inoltre mi hai portato qui con la tua auto in questo posto sp spettacolare. Eh? E poi butti sempre l'immondizia. Sì, vabbè, insomma, Kami, eh, abbiamo capito. Sono un bravissimo ragazzo. E lei. Ma certo, tesoro. E volevi dirmi qualcosa, stavi dicendo, no? Che cosa? Eh, Dov'è il, um, il bacio appassionato qua? Baciala, perché come minimo, no? Vedi, Kami. Tu sei meravigliosa e io ho veramente bisogno di dirti qualcosa. E lei, tesoro, ma parla, sai che con me puoi parlare, insomma, puoi dirmi tutto. Eh, sì, Kami, ecco, bacio appassionato. Avanti, mio affascinante scrittore. Non scoppierà certo una guerra per quello che mi devi dire, no? Bole, oh, madonna ragazzi, che, che ardore c'è cioè, questo bacio appassionato e, e sì, Salim ragazzi, la sorpresa di Salim è questa Farà il bacio a mano Kami, lo sai che, insomma, offrirà una rosa perché, vedete, cioè, voglio dire L'unica volta magari, ragazzi, che si trova una rosa nei paraggi, non tiriamo fuori una rosa come minimo Kami, tu sei come una rosa splendida, perfetta, recita una poesia d'amore, perché come minimo Salim le schiaffa pure una poesia d'amore. Sei, vedi, stupenda come questa rosa, ma dove tenevi questa rosa? L'ho raccolta qui, nei paraggi, vedi, stiamo in mezzo alla giungla, tra un po'. E, mm, per tutte le rose del mondo, Cami, nessuna rosa... È bella come te E lei Ma cosa devi dirmi quindi? Salim, dai, non tenermi sulle spine Qual è la sorpresa? Avevi detto che c'era una sorpresa per me, no? Allora? E lui Beh, sì Eccola lì la sorpresa, ragazzi Salim fa lo spoiler da solo Perché sì Kami Ho veramente Qualcosa da chiederti E lei Beh, dimmi Camilla, vuoi sposarmi? Ecco eh, vera lì ragazzi. Eh beh, in un posto meraviglioso, con un panorama spettacolare ragazzi, perché guardate che vista, il caro Salim chiede a Camilla di sposarlo. E cosa dirà Camilla ragazzi? Beh, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Non ve lo dico cosa risponderà Camilla ragazzi Eh no, non in questo episodio Ma se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale A mettere mi piace e a lasciare un commento Vi ricordo ragazzi che in descrizione Trovate tutti i vari modi per contattarmi Trovate le mie playlist, la programmazione del canale Ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi Iscrivetevi e attivate le campanelline Perché soltanto con le campanelline attive vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale e quindi non rischierete mai di perdere i contenuti che pubblicheremo. Quindi mi raccomando, ragazzi! Mi raccomando. Fatemi sapere cosa ne pensate della convivenza tra ehm, Salim e Kami. Cosa ne pensate dell'appartamento? So, cosa ne pensate di questo fantastico ristorante? Eh, veramente ragazzi, meraviglioso. Ma soprattutto cosa ne pensate della proposta di matrimonio? Perché qui, ragazzi, mamma mia, eh, cosa dirà Camilla? Io, ragazzi, temo perché Camilla, sappiamo com'è, mm, mm, non è tanto, no? È un po'... come dire, imprevedibile, ecco, imprevedibile è il miglior modo per definire Cami, ragazzi. Quindi... Io vi auguro un fantastico fine settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sul Simmers. E non.